faccio così. Sì, sì, davanti. Sì, sì, sì. Allora, sono reduce dall'ultima teleconferenza con le regioni per mettere a punto il testo della ordinanza che tutte le regioni emetteranno non appena il Consiglio dei Ministri avrà approvato l'ordinanza tipo. Questo ovviamente è stata la decisione presa stamattina durante la riunione tra i presidenti delle regioni e l'intero governo che era presente in teleconferenza per evitare, diciamo, il proliferare di provvedimenti diciamo autogenerati. Questi provvedimenti sono stati condivisi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista tecnico. Adesso il dottor Montanaro e il dottor Michele Conversano stanno trasmettendo alla conferenza delle regioni e al Consiglio dei Ministri il testo, diciamo, delle proposte che abbiamo fatto per la redazione dell'ordinanza, e il Consiglio dei Ministri tra un'ora circa approverà sia l'aggiornamento del DPCM per la gestione delle situazioni di emergenza, sia appunto questa ordinanza tipo, e da quel momento le regioni potranno quindi adottare tutte lo stesso provvedimento. Ovviamente nel frattempo rimane, tra virgolette, il nostro invito formulato ieri a segnalare per tutte le persone che hanno fatto ritorno a casa in queste ore in massa, di segnalare ai medici di famiglia o alle strutture di prevenzione delle ASL il loro rientro a casa, in modo tale da ricevere da queste entità, dal medico di famiglia, dal pediatra di famiglia o dalla struttura di prevenzione, ricevere le istruzioni del caso e quindi avere un monitoraggio sia della quantità di persone che si sono improvvisamente spostate da nord a sud, sia ovviamente dare loro l'assistenza necessaria. È chiaro che la chiusura unilaterale da parte di alcune università e da parte di alcune regioni di scuole anche oltre il confine del cluster diciamo dell'infezione, perché il cluster italiano dell'infezione è sostanzialmente uno solo, poi tutte le altre tutti gli altri casi sono in qualche modo connessi a questo cluster lombardo. Quindi è chiaro che tutte le regioni del sud sono state messe di fronte a un problema che, insomma, si sarebbe potuto facilmente evitare gestendo questi provvedimenti di chiusura, accompagnando anche l'indicazione di non trasferirsi in massa da nord a sud, che ci ha creato sicuramente qualche problema. Ma ormai cosa fatta capo A. Rimane che la metodologia, diciamo così, per prevenire l'insorgenza di focolai è quella di osservare con attenzione tutte le regole che sono state diffuse dal governo nazionale e dalle autorità sanitarie. Non abbiamo nulla da aggiungere, ovviamente. Non avendo, diciamo, esigenze fortunatamente allo stato di contenimento di singoli casi o addirittura di focolai, perché sono due cose diverse i singoli casi di focolai, diciamo che ci siamo concentrati in questi due giorni a predisporre la metodologia nell'ipotesi in cui si dovesse verificare il paziente numero uno. Quindi la Puglia, nell'ipotesi che vi sia un soggetto contaminato, il primo farà entrare in azione la rete delle unità operative delle malattie infettive, che sono 8 in Puglia, delle quali l'unità delle malattie infettive del Policlinico è l'hub regionale.
La rete consta di 195 posti letto, dei quali 25 a pressione negativa ed isolamento. Questa rete entra in azione assieme alla rete dei laboratori di microbiologia e virologia, che hanno 8 nodi, tra i quali il laboratorio del Policlinico di Bari sarà l'hub dei laboratori per le eventuali analisi. A questo si potranno aggiungere altri laboratori presenti sul territorio. Tutti gli adempimenti che ci sono stati richiesti sono stati effettuati con puntualità e senza nessun problema e senza nessuna omissione. Noi abbiamo ad oggi effettuato circa 100 test SARS-CoV, tutti negativi, dei quali solo 10 sono stati segnalati al Ministero della Salute e comunque alla fine sono risultati anche questi tutti negativi. Questo era quello che volevo dirvi. È evidente che il dispositivo di cui vi ho parlato, nell'ipotesi in cui vi sia il caso 1, è un dispositivo standard che può essere, diciamo, potenziato al bisogno, ma è evidente che bisognerebbe essere in una condizione particolarmente grave. Stamattina è stato ribadito durante la discussione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che si tratta di una forma influenzale, diciamo, sicuramente con dei profili di novità rispetto alle precedenti forme influenzali, ma che non presenta, diciamo, caratteristiche di pericolosità diverse da quelle di una normale influenza. Ovviamente parlare di normale influenza è abbastanza complesso, avendo i virus in questione una loro capacità di modificarsi nel tempo, che quindi li rende abbastanza imprevedibili. Ma diciamo che non ci sono preoccupazioni sulla particolare forma del virus. La preoccupazione deriva essenzialmente da una circostanza che ho chiesto al Presidente del Consiglio di chiarire bene a tutti gli italiani e che provo a chiarire a voi. Siccome si tratta di un ceppo che si aggiunge al normale ciclo, diciamo, al normale picco influenzale, c'è il rischio che un po' per la velocità di contagio e un po' per il sommarsi di due forme diverse di influenza ci possa essere un quantitativo di persone che si ammalano che è superiore a quello già altissimo ordinario, perché in Italia si ammalano normalmente, a parte il coronavirus, 8 milioni di persone l'anno di influenza. E naturalmente un certo numero di queste persone, normalmente individui più deboli di altri, purtroppo perdono la vita in Italia, a prescindere dal coronavirus, a migliaia per l'influenza ordinaria. Il coronavirus attuale non sembra avere, almeno allo stato dal punto di vista numerico e statistico, diciamo, una letalità superiore a quella ordinaria. Abbiamo la preoccupazione però che il numero di malati possa improvvisamente crescere e scappare di mano e mandare in tilt il sistema sanitario nazionale. Questo è il pericolo del coronavirus, non una sua particolarità. Quindi ci stiamo sforzando di spiegare a tutti gli italiani che il sistema è dispiegato, che sta funzionando nel limite delle sue possibilità. Dobbiamo chiedere ovviamente a tutti di utilizzare diciamo, i dispositivi di protezione individuale di cui normalmente si dispone con grande attenzione, perché la questione è stata posta stamattina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha deciso di centralizzare l'acquisizione di tutti i dispositivi di protezione individuale e in particolare delle mascherine nelle due formulazioni necessarie in capo alla Protezione Civile Nazionale, che le distribuirà regione per regione secondo le esigenze, perché il rischio in questo momento è che ci sia un fenomeno di accaparramento che, vi garantisco, è già iniziato. Adesso
il dottor Montanaro vi darà, diciamo così, i dati sulle normali acquisizioni di mascherine FFP2 e FFP3 che noi abbiamo normalmente ordinato, ricevuto e in qualche caso non ricevuto, sebbene ordinate, perché le ditte produttrici ci hanno detto che avevano destinato gli stock ordinati dalla Puglia a delle regioni che in questo momento, secondo il loro giudizio, ne abbisognavano maggiormente. Quindi la centralizzazione dell'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale è stata ritenuta dal governo in questo momento l'unica possibilità per effettuare una equa distribuzione. Quindi voglio ringraziare tutti gli operatori che si stanno prodigando. Voglio anche aggiungere una cosa che è stata chiarita oggi. Il tampone che può essere effettuato deve essere effettuato secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi in determinati casi, che adesso non mi fate ripetere perché è bene che siano riportati dagli indirizzi dei documenti dell'Istituto Superiore di Sanità, che i tamponi ovviamente danno una ragionevole previsione di positività se positivi, quindi di solito, anche se ci sono casi in cui il tampone risulta positivo e poi un esame più approfondito esclude il contagio da coronavirus, non vale il viceversa, cioè tutte le volte in cui sono negativi non è detto affatto che la malattia possa essere esclusa. Quindi l'idea di qualcuno di potere, diciamo così, che proviene da località a rischio, di farsi un tampone per poi sentirsi libero da ogni responsabilità non funziona, cioè ci vuole cautela, perché chi viene da zone, chi viene dalle zone cluster ha degli ordini precisi che non sto a riepilogare, che avete già diffuso. Chi viene invece da zone limitrofe, che ovviamente possono avere dei rischi potenziali ma che non sono destinatari di obblighi di legge, non fanno male ad essere cauti, a frequentare meno persone, a non andare in luoghi affollati. È una buona prescrizione ed è un segno di rispetto e di amore verso il prossimo, oltre che di intelligenza. Però, ecco, se qualcuno pensa, cioè adesso mi faccio il tampone, fuori dalle condizioni previste dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi ne consumo uno che non dovrei utilizzare, e poi dopodiché sto tranquillo, dice una sciocchezza, perché c'è il rischio che il tampone sia negativo e che nel seguito la malattia in qualche maniera si manifesti. Non aggiungo altro, quindi se ci sono delle domande siamo a vostra disposizione. Sì, Presidente, è vero che verranno, comunque state pensando di prevedere delle zone fuori dai pronto soccorso, zone filtro? Beh, laddove diciamo così ci sia un caso uno e quindi ci sia un principio di cautela, è chiaro che siamo pronti ad avere zone che evitino, diciamo così, nei casi estremi di avere contatto con le sale d'attesa dei pronto soccorso. Voglio anche dire però che queste cose non spettano certo a me, però diciamo che noi sconsigliamo nella maniera più assoluta di accedere al pronto soccorso in maniera indiscriminata, quindi di fare un passaggio dal medico di famiglia che effettuerà il cosiddetto triage telefonico, perché in questo caso verrà, diciamo, è consentito proprio per evitare contatti inutili e impropri. Il triage ovviamente in questi casi, più che riferire i sintomi, perché poi la professoressa Chiron sarà più precisa di me, non credo che i sintomi siano un granché diversi da quelli di altri virosi influenzali. Il triage consta soprattutto nel capire come si è mossa la persona e da dove viene. Quindi questi elementi del triage potrebbero consigliare, diciamo, passi successivi che devono essere gestiti tra il medico di famiglia, se il medico di famiglia è irrecuperabile, diciamo, non si può rintracciare, può essere gestito con gli uffici di prevenzione delle ASL che si possono trovare sugli elenchi telefonici. Quello che non va fatto è andare al pronto soccorso in modo indiscriminato. Un'altra cosa che non va fatta e telefonare al 118 per avere delle informazioni, perché il 118 rimane
diciamo, un presidio che non è costruito per le virosi influenzali, solo nei casi di complicanze urgenti che vanno definite dalla centrale del 118 al quale si telefona, di fronte a sintomi particolari è possibile che il 118 debba intervenire, ma sono casi residuali. Il 118 serve a tutte le altre emergenze che purtroppo, nonostante la virosi, si verificano lo stesso, cioè gli infarti, gli ictus e tutte le altre cose per le quali i 118 sono costruiti ci sono lo stesso, anche se sui giornali, pur essendo molto più pericolosi, non vengono riportati. Presidente, rapidamente due cose. Intanto, che cosa prevede l'ordinanza? Se prevede delle cose particolari? Beh, per rispetto al Consiglio dei Ministri che deve approvare l'ordinanza tipo, vorrei, ed anche devo dire di tutti i colleghi presidenti delle regioni, vorrei evitare di parlare in teoria. Nel momento in cui avremo un'ordinanza tipo, noi decideremo, non è escluso che la si possa firmare anche stasera sul tardi, dipende dal tempo del Consiglio dei Ministri. Quando io firmerò l'ordinanza per la Puglia, voi la conoscerete. Prima di quel momento mi consentirete, diciamo, anche perché è possibile che ci siano delle varianti, dei cambiamenti, quindi non vorrei creare... Quindi lo sapremo domani, immagino, no? Il Consiglio dei Ministri comincia alle 19, se non sbaglio, insomma, ho perso il senso del tempo, di tutta sincerità, perché sono due giorni che sto qua dentro. Quindi alle 19 comincia il Consiglio dei Ministri. Poi volevo chiedere questo, ieri nella comunicazione che ha fatto la Regione c'era l'enunciazione della possibilità, anzi probabilità, di focolai di epidemia in Puglia. Questo concetto rimane oggi fermo dopo le riunioni varie che lei ha fatto? Noi sappiamo che nel momento in cui purtroppo in Lombardia c'è stato un cluster dove ci sono ammalate quasi 260-270 persone, tutto è possibile perché questo cluster ha una sua capacità di propagare il virus. Quindi, siccome si tratta di un virus influenzale e non di altro, è normale che questo virus si sia potuto trasportare attraverso contatti che non sono facili da... Tant'è che, devo dire, il lavoro più importante che devono fare i medici di famiglia e le strutture di prevenzione delle ASL è quello della ricostruzione del filo rosso, ove vi fosse un contagio, tra il singolo contagiato e le zone cluster, perché in questo caso, diciamo così, la nostra preoccupazione è forte ma non fortissima. Laddove vi fossero altri cluster che noi non ancora conosciamo, quello potrebbe essere un fatto molto pericoloso, perché significherebbe riorganizzare il dispositivo che è stato messo a punto, perché voglio ricordare che in Lombardia sono state chiuse alla libertà personale delle persone moltissime città, luoghi, quindi ci sono provvedimenti non diversi da quelli che sono stati adottati in Cina, quindi la reazione cluster. È chiaro che se il cluster è lo stesso, noi cercheremo di evitare che si propaghi e dia vita ad altri cluster. Se viceversa noi dovessimo accorgerci che questo contagio viene da un'altra via che non è la Lombardia, è chiaro che l'indagine sarebbe molto più complessa. Presidente, relativamente ai grandi eventi, archiviata la visita del Papa a Bari, a marzo ci aspetta un altro grande evento internazionale, il Bifest. State pensando a un tempo entro cui prendere delle misure, delle contromisure? Non è mai accaduto, diciamo così, che per virosi influenzali ci sia stata una generalizzata sospensione dell'attività umana. Ora, in questo caso, in alcune regioni, per un periodo che attualmente appare limitato, perché mi pare che questo provvedimento duri fino al 1° di marzo, sono stati sospesi eventi sportivi. Ora non so sinceramente perché proprio eventi o manifestazioni sportive. Dopodiché il DPCM che ha sospeso questi eventi viene oggi rivisto in Consiglio dei Ministri,
E nonostante insomma, molti di noi abbiano chiesto, lo dico chiaramente, noi abbiamo chiesto che siano attenuate la rigidità relativa alle manifestazioni sportive dei grandi eventi, perché non riusciamo a capire, però è una cosa che ci riguarda fino a un certo punto, perché sono eventi che comunque avvengono in altre regioni. Viceversa, abbiamo chiesto che sia attenuata la norma che impedisce i viaggi di studio. Questa norma, lo dico chiaramente, sta colpendo al cuore il nostro sistema di ospitalità alberghiera, che regge anche attraverso, diciamo, la passione che moltissimi hanno della Puglia anche durante la stagione invernale. Quindi moltissime strutture, ed è una cosa che ci preoccupa molto, moltissime strutture turistiche rischiano di non riuscire a pagare il personale se questo flusso importante di cosiddette gite scolastiche non si verificherà. Il governo l'ha accolta questa richiesta? Non lo sappiamo ancora, perché mentre il testo delle ordinanze è stato condiviso, diciamo, pezzo per pezzo, ovviamente il DPCM è nel potere esclusivo del Presidente del Consiglio, che è vero che ha l'onere di doverci ascoltare, ma poi non è obbligato a dar seguito al nostro indirizzo, alla nostra, diciamo, parere. Altre domande? Presidente, chiedo scusa, potresti attivare delle misure di controllo a distanza, tipo quella della telemedicina, per, diciamo, monitorare anche questi casi che arrivano dal nord? Che tipo di misure sotto questo punto di vista intendete adottare? Allora, io ovviamente non sono un esperto di telemedicina e non abbiamo affrontato la questione. È chiaro che la telemedicina, in linea di principio, è una modalità attraverso la quale fare diagnosi o interventi a distanza. Quindi, in linea teorica, in caso di epidemia, è uno dei metodi utilizzabili, ma altro non saprei dirle. Va bene così? Grazie a tutti. Per il dottor Montanaro non posso fare... Ah sì, il dottor Montanaro voleva riferirvi, se mi interessa, diciamo, gli estremi degli ordini delle mascherine, siccome è una questione sulla quale qualcuno vuole dei chiarimenti, è bene darli. Tanto da aggiungere a quello che ha esposto il Presidente, ha detto tutto, mancano giusto due informazioni che abbiamo completato salendo. Tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia ci hanno fatto pervenire grosso modo il quantitativo di mascherine e di occhiali, che sono i tre DPI più frequentemente utilizzati, dei quali abbiamo fatto ordini e stiamo aspettando consegne, o che consegneremo nelle mani della Protezione Civile perché proceda alla fornitura diffusa su tutto il territorio regionale. Noi abbiamo bisogno grosso modo di 300.000 occhialini e maschere FFP2 ed FFP3 per mese. Quindi grosso modo questi sono i quantitativi dei DPI maggiormente utilizzati in questo periodo. Chiaro che se si dovesse diffondere l'epidemia, e nella speranza che ciò non accada, i quantitativi e la diversificazione dei DPI aumenterebbe con le tute, con altre forme di protezione che in questo momento dobbiamo programmare in termini di fabbisogno da rappresentare la Protezione Civile, ma che ci auguriamo non dover mai servire. Cioè, poi tutte ne abbiamo, occorrono mascherine Occorrono mascherine FFP2 ed FFP3 ed occhialini, che sono i DPI maggiormente utilizzati, dei quali devono essere dotati tutti gli operatori sanitari per, come dire, decreto 81, cioè per legge del datore di lavoro. Ovviamente in questo periodo il fabbisogno è incrementato da un iperafflusso ai pronto soccorso o da una ipernecessità di utilizzo che è diffusa a livello nazionale, e come diceva il Presidente, alcune aziende hanno preferito fornire i territori che in questo momento sono a maggiore stress dal punto di vista dell'utilizzo, ipotizzando una successiva consegna a noi. È evidente, questo è un problema nazionale,
la scarsità di DPI è diffusa a livello italiano. Una riflessione va fatta attraverso voi, e vi ringraziamo per questo. Ci sono giunte notizie oggi, perché poi le evidenze devono essere gestite a 360 gradi, carenze di sangue, di donazioni di sangue. Evidentemente si è diffusa l'idea di poter o di rischiare la contrazione del virus se ci si reca in ospedale per donare il sangue. La donazione del sangue viene effettuata in modo diffuso, in ambienti sterili, in ambienti protetti, quindi l'invito a tutti i pugliesi, come sempre, è a continuare in questa opera meritoria di donazione, perché se dovesse essere necessario abbiamo bisogno di scorte rilevanti. Ripeto, dobbiamo essere pronti ad affrontare, come diceva il Presidente, il caso 1, che ad oggi per fortuna non si è ancora verificato, ma che più si va avanti più è elevato il rischio. Oggi siamo nella fase nella quale le regioni che sono intrappolate da questa criticità hanno cominciato a contare i giorni dall'ultimo caso. Evidentemente rispetto all'ultimo caso devono passare 15 giorni perché ci si possa sollevare dal rischio di diffusione del virus. È evidente che i decreti ministeriali viaggiano su questi tempi e che è altrettanto evidente che noi siamo concentrati sul tema quotidianamente, perché le questioni cambiano di momento in momento. Noi abbiamo appena terminato di elaborare il nuovo modello organizzativo sulla base del quale dobbiamo gestire le fasi successive ad oggi sulla base delle indicazioni ministeriali, sulla base dei decreti ministeriali. L'ultima riflessione va con il Presidente, tante volte lo abbiamo fatto, lo facciamo anche oggi, agli operatori medici, agli infermieri, agli ausiliari che ci stanno dando una mano enorme in questo momento di ipersensibilità dovuta alla psicosi, dovuta all'influenza, dovuta ad una serie di concause che rischiano di mandare in tilt il sistema. Se stiamo reggendo è solo perché questi uomini e queste donne stanno dando un contributo ancora più rilevante di quanto non abbiano fatto finora, insieme con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, che ci stanno dando una grossa mano nell'azione di tranquillizzazione di tutti i cittadini che in un modo o nell'altro sono coinvolti in ansia rispetto al tema di cui stiamo parlando ormai da giorni. Posso una domanda? In realtà è una domanda che ne contiene tre, mi perdonerà. Relativamente ai malati cronici, avendo una copertura di vaccino anti-influenzale, cioè se c'è un minimo di copertura, se sono delle persone o comunque sono comunque a rischio totale, visto che è un virus nuovo. Se per i malati cronici sono previste mascherine che proteggono loro, non gli altri, dal contagio, quindi essi stessi, perché sappiamo che le mascherine, quando il portatore praticamente serve a non contagiare le persone che abbiamo di fronte, non nel contagio. Ecco, se è previsto qualcosa per il malato cronico che possa diciamo in qualche modo difenderlo dall'attacco invece al contrario, ecco, delle mascherine diverse. La professoressa Chironna probabilmente ci può essere più utile in quanto ipertecnico. Allora, la prima domanda era la vaccinazione antinfluenzale. Sì. Ovviamente protegge nei confronti dell'influenza, questo è un virus nuovo, non esiste, non c'è un vaccino, quindi il soggetto non è protetto contro questo nuovo virus. Però la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale, perché proprio in questo momento in cui si sovrappongono due eventi, essere vaccinati contro l'influenza è importante, perché ci può essere un elemento di confondimento lì dove la vaccinazione non dovesse essere stata eseguita da chi invece doveva essere vaccinato, e quindi soggetti a rischio. Inoltre le mascherine non vanno utilizzate, credo faccia riferimento alle mascherine chirurgiche. No, quelle quando andiamo in giro per strada.
E appunto sono quelle chirurgiche, si chiamano così, che non vanno, sono DP, esatto, non sono dispositivi di protezione individuale, quelle mascherine che vengono utilizzate hanno un loro valore nel momento in cui parliamo di soggetti sintomatici, ma in generale i soggetti sintomatici, se hanno la febbre, hanno l'influenza, stanno a casa, quindi non vanno in giro con le mascherine. Nel caso però dovessero avere magari tosse o altre